Ciao a tutti, in questo video vedremo assieme come stirare una maglietta. Innanzitutto ricordatevi di mettere l'acqua nel ferro. Questo è un ferro da stiro a caldaia, ma qualsiasi tipo di ferro ha bisogno dell'acqua. Sembra una sciocchezza, ma è facile che qualcuno se ne dimentichi. Accendete il ferro, aspettate che sia caldo ed iniziamo. Partiamo con una t-shirt normalissima, bianca, solo una scritta qui sul lato e dietro, e si inizia dalla manica. La stendiamo per bene. Facciamo l'altra manica, fate combaciare le estremità e tenete la cucitura inferiore in modo tale che vi faccia da sponda. Ecco, cercate di aiutarvi anche con la mano, perfetto. Poi passiamo al busto. Io solitamente inizio dal collo e vado a scendere. La sistemiamo sempre mettendo tutte le cuciture al proprio posto, quindi che la parte davanti combaci con la parte dietro. E arriviamo fino alle ascelle. Qui il mio consiglio è di mettere sempre in linea le cuciture, quindi stendere la t-shirt in modo tale che non vengano pieghe. Se non doveste avere le cuciture laterali della t-shirt è ancora più semplice, basta formare una sorta di rettangolo con la t-shirt in modo tale che sia molto semplice non fare poi delle pieghe. E andiamo a scendere. Cerchiamo, quando arriviamo vicino alla cucitura laterale, di non scendere andando sopra la cucitura, perché rischiamo di formare delle pieghe. Cerchiamo di avvicinarci lateralmente. Poi dipende molto dalla t-shirt che abbiamo sotto, ci sono quelle più semplici come questa e quelle un po' più complesse. Qui stendiamo. Questo tipo di maglietta ha una stampa serigrafata con poco colore sopra, quindi non c'è bisogno di nessuna attenzione, possiamo tranquillamente passarci sopra col ferro. Andiamo a scendere, stiamo attenti che la parte frontale e posteriore della t-shirt combacino in fondo, quindi nel caso non dovessero combaciare cerchiamo dalla parte in cui rimane un po' più corta di effettuare una maggiore pressione sull'asse da stiro in modo tale da portare il tessuto a combaciare con la parte dietro della t-shirt. Ecco, con i ferri a caldaia solitamente il calore prodotto è maggiore dei ferri normali, quindi non c'è solitamente bisogno di fare anche il dietro della t-shirt. Se però ce ne fosse bisogno perché rimane qualche segno, fate la stessa cosa al contrario. Ovviamente sarà più stirata della parte anteriore perché abbiamo già dato un primo colpo di ferro. Quindi ci rimettiamo qui, la manica è a posto, facciamo il dietro, anche qui abbiamo una piccola stampa, però come detto prima questo tipo di serigrafia non ha bisogno di attenzioni particolari. Rifacciamo la t-shirt e come fatto per la parte anteriore scendiamo e finiamo di stirare la nostra t-shirt. Ricordatevi di aiutarvi sempre con la mano in modo tale da stendere eventuali pieghe. Andiamo a piegare, prendiamo la metà dello spazio che c'è tra il collo e la spalla, stessa cosa dall'altra parte, pieghiamo. Qui c'è una doppia scuola, a me non piace vedere troppe pieghe poi nell'indossato, quindi cerco le maniche di mantenerle
libere senza ripiegarle su se stesse. Alcuni preferiscono ripiegarle. E poi andiamo a chiudere. Ci sono alcuni che fanno la pieghina in fondo. A me non piace perché se la t-shirt rimane molto nell'armadio, poi questo segno che molti vanno a fare così, poi si vede. A me non piace, quindi la preferisco stesa e andiamo a chiudere la t-shirt. E qui abbiamo la nostra t-shirt stirata. Qui invece vediamo il caso di una t-shirt un po' più destrutturata rispetto alla precedente e quindi le cuciture lateralmente non combaciano idealmente col nostro rettangolo, ma andiamo lo stesso a fare il nostro rettangolo, perché se andassimo a tirare le cuciture a destra e a sinistra per fare questo rettangolo verrebbe un disastro, perché dipende molto da come è stata cucita in precedenza la t-shirt. Anche qui si tratta di una stampa serigrafica con poco colore, quindi non ha bisogno di particolari cure. Andiamo sempre a distendere la nostra maglia. Se doveste vedere delle pieghe che non riuscite a togliere sul lato, un altro consiglio utile è quello di aiutarvi con l'altra mano, tenere sul tessuto in modo tale da tirarlo e far sì che non vengano pieghe. Anche qui t-shirt stirata in pochissimo tempo. L'ultima t-shirt che vi faccio vedere è invece una t-shirt senza cuciture laterali e con una stampa invece con molto colore e in rilievo. Questa qui, se dovessimo passarci sopra con il ferro, rischieremmo di rovinarla completamente e rovinare anche il ferro. O meglio, col ferro, nel caso in cui doveste passare per sbaglio su una stampa del genere, basta farlo raffreddare e con una spugnetta bagnata andare a rimuovere ciò che si è attaccato sul ferro. Evitate di continuare a stirare dopo che avete rovinato una maglietta e quindi rimane del materiale sul ferro da stiro, perché diventa ancora più difficile toglierlo dal ferro. Andiamo a vedere come fare questa t-shirt. Partiamo sempre dalle maniche. Ricordiamoci sempre di mantenere fronte e retro del bordo manica e della cucitura dritti e che combacino appunto fronte e retro. Stessa cosa con l'altra manica, aiutatevi sempre prima con la mano, ecco, e poi andiamo a fare il davanti. Per fare questo tipo di magliette con le stampe ci sono diversi modi. Uno è stirarla al contrario, quindi rigirate il fuori all'interno e stirate. A me non piace tantissimo perché rischiate poi, quando la rivoltate, che ritornino delle pieghe. Però se siete via o non siete a casa potete farlo tranquillamente. Altrimenti potete metterci sopra una pezza di cotone in modo tale da passarci sopra senza creare problemi e portarvi via la stampa, o vendono direttamente queste pezzette che da una parte sono 100% cotone e dall'altra parte possono essere o in poliamide oppure con una retina fatta in questo modo. Esistono anche appunto queste retine che sono ancora più pratiche, dipende un po' che uso dovete farne. Hanno prezzi differenti, comunque vanno dai 3 ai 10 euro, 15 euro massimo, ma l'ho comprato una volta, vi serve per tutta la vita. Vedremo in un altro video che queste cose qui le potete utilizzare anche per capiscuri ed altri indumenti. Continuiamo con la nostra t-shirt. Mettiamo la nostra pezzetta, vedete? Sono andato sopra, nessun segno. E questa dopo diventa molto semplice, perché non avendo le cuciture laterali andiamo a stenderla. E stiriamo tranquillamente il davanti.
la giriamo. Di nuovo manica, perché questa è un cotone un po' più grosso, quindi ha bisogno di una doppia passata. Riprendiamo la nostra pezza, copriamo questa grande scritta qui. Perfetto. Ascelle. Ecco che abbiamo finito la nostra t-shirt, la andiamo a piegare, ricordatevi, collo, spalla a metà. Qui pieghiamo perché vedete è molto lunga la manica, quindi la pieghiamo in modo tale che non faccia lo gnocco e chiudiamo. Altra t-shirt stirata. E con questo ultimo caso di t-shirt chiudiamo il video, spero vi sia stato utile e non perdetevi gli altri video su come stirare una camicia, un pantalone ed un caposcuro sintetico.